Buongiorno, ma oggi le buone notizie sono davvero straordinarie. Fantastico. Per il nostro territorio, e non le porto io oggi, le porta il collega Fabio Lussoso. Ah, che meraviglia! Che si trova nel cuore di un evento importantissimo che è iniziato da poco e che insomma apre una fase nuova nella vita produttiva non soltanto certo. di Penne ma di tutta la nostra regione. Rinasce il polo della moda con Brunello Cucinelli. E vai, gente. Siamo felicissimi. Allora Fabio, ci racconti cosa sta accadendo, sì, dove ti trovi? Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ecco. Buongiorno Fabio. Siamo qui nel nuovo stabilimento di Brunello Cucinelli. Buongiorno Jennifer, buongiorno a tutti quanti in studio. Allora, è un onore e un piacere avere ospite in diretta questa mattina per Rete 8 Brunello Cucinelli della Cucinelli S.P.A. che ha aperto da pochi giorni, da lunedì scorso è iniziata l'attività produttiva qui nel nuovo stabilimento nei pressi di Penne, in contrada Ponte di Sant'Antonio per la precisione. Siamo in compagnia del sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, e di Brunello Cucinelli. Allora, questa mattina è arrivato mezz'ora fa proprio per salutare e incontrare le maestranze, un bel incontro informale accolto da un grande applauso. Brunello Cucinelli, venire qui a Penne è stata una scelta anche dettata dai trascorsi, dalla tradizione del territorio. Non anche. Penne è, dicevamo prima con il sindaco, voi siete una sorta di Maranello delle macchine, no? Quindi Maranello fanno macchine, voi qui siete i più famosi al mondo per fare abiti da uomo. Noi in Umbria siamo stati sempre conosciuti per la maglieria, la camiceria, ma progettando un futuro bello, speriamo per noi, negli abiti da uomo, Penne è una cosa molto molto seria. Quindi volevamo iniziare questo progetto qui. Quando abbiamo deciso, abbiamo trovato rapidamente questo immobile che abbiamo adibito a. Poi sta iniziando la fabbrica, che sarà pronta fra un annetto e mezzo. Iniziamo con un centinaio di persone scarse e speriamo che fra un paio di anni, due anni e mezzo, di avere un 300 ragazzi e ragazze di sarti veri, di grande qualità. Brunello Cucinelli, lei da sempre ha rappresentato l'eleganza con la qualità dei tessuti. Il cashmere la fa da padrona. E, come dire, eleganza, qualità, manualità, sartorialità, sono queste le chiavi vincenti del suo marchio. Ma io credo che l'Italia sia un paese di grandi manufatturieri, non solo nella moda. Quindi noi abbiamo la possibilità nei prossimi decenni, in tanti settori, è chiaro che abbiamo bisogno di artigiani di grandissima qualità, ma il problema di fondo è: in che condizioni lavorano questi esseri umani? Quant'è la loro remunerazione? Allora io ho sempre pensato che l'essere umano dovrebbe lavorare in condizioni migliori. Se tu al lavoro hai la possibilità di vedere il cielo, le stelle, tutto quello che vuoi, e qui si vedono le vostre montagne che sono belle vere, se tu hai una giusta remunerazione, quindi hai una sostenibilità economica vera, può darsi che ti affascini e facciamo sì che i nostri figli tornino anche a dedicarsi a quella che è l'artigianato, perché vi saranno due grandi temi con l'arrivo dell'intelligenza artificiale. Da una parte ci saranno la manualità dell'essere umano e dall'altra parte la parte creativa. Tutto il resto lo farà l'intelligenza artificiale. Saranno cambiamenti importanti. Signor Sindaco, un grande giorno per Penne, grande soddisfazione perché ridà anche una boccata d'ossigeno a un territorio che negli ultimi anni aveva avuto qualche difficoltà con alcune vertenze nel settore. Grande emozione, lo dicevo, siamo emozionati, questo progetto imprenditoriale riaccende quella fiammella per un futuro che ha subito davvero tante difficoltà. Io sono contento, lo dicevo prima Brunello Cucinelli, per noi significa non solo certificare la qualità della nostra sartoria artigianale, ma soprattutto riconoscere l'abilità delle mani dei nostri sarti. E quindi io lo ringrazio per questo straordinario investimento. Cucinelli, lei diceva giustamente grande attenzione ai lavoratori, la si vede anche dalla ristrutturazione che avete fatto di questo immobile, con ampie vetrate all'ingresso per dare la possibilità alla luce di entrare, ma di vedere questo panorama del territorio di Penne. C'è un grande tema. Le fabbriche, le nostre fabbriche generalmente sono nate nella parte produttiva senza finestre, perché c'è questo concetto che al lavoro perdiamo tempo. Allora gli uffici devono avere le finestre, la produzione no, perché se tu alzi gli occhi al cielo e perdi 3 secondi e l'alzi 100 volte, hai perso 300 secondi. Allora questo non va bene.
Io invece penso che la creatività, la genialità dell'essere umano, come diceva Jean-Jacques Rousseau, c'è dove tutto è in equilibrio. Quindi io parto sempre, siamo partiti dalla produzione. Devono essere luoghi belli, sani, dove c'è un bel rispetto tra esseri umani e anche un salario equilibrato, perché questo è il grande tema della dignità, da una parte morale e dall'altra economica. Diciamo prima nella nostra discussione sostenibilità ambientale, economica, culturale, ma c'è dell'altro su cui basa le fondamenta la Cucinelli S.p.A. Beh, noi entriamo tutti alle 8, a l'una c'è la pausa pranzo importante per un'ora e mezzo. Io vado a mangiare a casa, vado anche a letto, vi dico la sincerità, 20 minuti, dopo le 5.30 non si può lavorare e non si può essere connessi, perché anche l'essere connessi troppo potrebbe essere una sostenibilità tecnologica, quindi vorremmo che qui si facessero le stesse cose, vogliamo essere persone normali, vorremmo lavorare 8 ore, concentrati quello sì, ma in condizioni, io dico umanamente, un po' diverse, perché noi vorremmo che certi lavori li facessero sempre i figli degli altri. Sapete quando dicono oh che bello fare il sarto o che bella fare la cuoca, però li devono fare sempre i figli degli altri. Io invece penso che possiamo tornare con successo in economico, morale, con dignità a fare dei bei lavori. Lei nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissimi premi, tantissimi riconoscimenti, anche per l'organizzazione del lavoro. Da cosa è nata? Si parlava di un manoscritto del 1400. Ah sì, nel 1456 c'è questo mercante Cotrugli che è nato a Dubrovnik, dove lui scrive questo piccolo manoscritto dimenticato per 500 anni, ma lui dice ogni cosa che si compra e si vende nell'umanità dovrebbe essere fatta, venduta e comprata al giusto prezzo, quindi parla di equilibrio e io credo che noi abbiamo bisogno di tornare a riequilibrarci. Guardate, io vengo da una famiglia di contadini dove vivevamo bene, ma quando mio babbo e i miei fratelli sono andati in fabbrica venivano offesi, umiliati, io no perché ero il signorino, giocavo a carte al bar, non facevo niente, 3 anni di ingegneria, un esame. Però ho visto negli occhi lucidi di mio padre, umiliato al lavoro, e mi sono detto non so che cosa farò nella vita, ma io vorrei fare qualcosa per la dignità morale ed economica dell'essere umano, perché l'essere umano è creativo quando le condizioni sono migliori. Una famiglia patriarcale numerosissima, 13 componenti, lei ha da sempre amato la terra e diciamo che qui a Penne, in questa vallata, ha ritrovato un po' le sue radici, se vogliamo, un territorio incontaminato. Ah sì, sono andato a ritirare un premio importantissimo a marzo, perché quest'anno abbiamo vinto l'Oscar mondiale della moda. Prima di andare sono andato al cimitero, ci sono tutti i miei, coi zii, nonni, io dico ragazzi, vado a ritirare il premio a Parigi, mi sono anche un po' emozionato. Poi quando sono tornato al cimitero con il premio, e questo è vostro, l'abbiamo vinto insieme, che secondo me se qualcuno avesse fotografato dice questo è diventato matto, no, è un debito di gratitudine verso la famiglia, il territorio e io credo che come diceva Senofane, dalla terra tutto deriva. Io sono un essere umano che vengo dalla terra, innamorato della terra, ho vissuto e nato, sono nato e vissuto in un piccolo borgo e guardate che la vita nei borghi è diversa, perché non c'è povertà spirituale, non c'è povertà economica, non c'è solitudine, questo è un grande tema e qui a Penne siete un po' più grandi di Solomeo, ma siete sempre un piccolo borgo. Gilberto Petrucci, signor Sindaco, la Regione Abruzzo ha emanato proprio recentemente una legge che istituisce proprio a Penne il polo della moda dell'alta sartorialità e questo è un riconoscimento ufficiale. Sì, un riconoscimento ufficiale, dopo un lungo iter siamo riusciti insomma a certificare che l'aspetto sartoriale, artigianale di Penne va tutelato e noi con questa legge l'abbiamo assolutamente certificato, quindi un grande lavoro che porteremo avanti insieme anche al presidente Marsiglio che ha lavorato tantissimo affinché Penne diventasse il polo dell'alta moda. Ah sì sì, maschile. Se volete il mio pensiero, maschile. Il polo dell'alta moda maschile, ma molto concentrato sugli abiti maschili. Guardate che non ci sono tanti luoghi al mondo dove tu puoi produrre un abito vero da uomo. Il primo è Penne, in termini anche di entità. Quindi mi piace che siete identificati così. Mi raccomando, identificate maschile, perché produrre
cose maschili non ci sono tanti più luoghi. Più facile produrre la donna, perché la giacca da donna è un po' meno esigente, ma la giacca da uomo fatta come Dio comanda, come fate voi qui, o come facevano la Davenza a Carrara, o come fanno a Napoli, è una cosa molto particolare. Direttore Jennifer, approfittiamo di qualche altro secondo del cavaliere Brunello Cucinelli, anche se mi ha detto di non chiamarlo cavaliere, che è qui con noi. Il chilometro che ho preso 40 e ho fatto 3 anni di ingegneria e un esame. E io dico che ai giovani studiate poco, perché c'è un'intelligenza da studio e una dell'anima, ma spingete sull'intelligenza dell'anima, perché è lì che vi può portare risultati inaspettati, prima di tutto nei rapporti umani. Non so se avete domande da studio, sì, che giro sicuramente a Brunello Cucinelli. Io ne faccio solo una, perché poi lascio tutto a Jennifer sul campo della moda. Io ne faccio una legata al discorso dei lavoratori. Gli chiedo, questa mattina, che cosa ha visto, che cosa ha letto nei volti, nelle facce di questi lavoratori? Benissimo, giro subito alla domanda. Il direttore chiede da studio, quando lei è arrivato questa mattina, è sceso dalla sua automobile, è entrato qui nel nostro stabilimento, che cosa ha visto, che cosa ha letto nei volti dei suoi lavoratori, dei suoi dipendenti? Allora, prima di tutto sono venuti anche i miei amici d'infanzia, io sono venuto con la macchina perché mi sono fatto male a giocare a paddle e quindi avevo bisogno di stare con la gamba distesa, mi fa male un po' il ginocchio. Mi sono un po' emozionato perché la fabbrica, gli avevo detto, guarda, anche se è provvisoria, prendetela, facciamola carina, bella. E ho visto tutti questi ragazzi giovani, quindi siccome io sono innamorato dell'artigianalità, della qualità dell'essere umano, ho visto un bel futuro. Ho detto, siete giovani, a Natale venite, ci incontriamo tutti insieme, siamo 2600, l'età media è 37 anni, ho detto anche, l'unica cosa, non sono... io sono esente dai vostri piccoli amori tra voi, perché hanno un'età chiaramente, sono giovani e quindi c'è la possibilità, però mi raccomando, non mi addebitate eventuali inciucetti che vi portano a delle difficoltà con i vostri partner. Brunello Cucinelli è una forza travolgente, coinvolgente, non diciamo quante primavere ha perché non le dimostra, sì, affatto. Anni. Ho fatto 70 anni l'altro giorno, quindi... Non lo volevamo sottolinearlo perché li porta splendidamente. Guardate, la nostra impresa, a 58 anni ho fatto un trust, ora ci sono due giovani amministratori delegati che hanno più o meno 42 anni, io sono direttore creativo, tutta la famiglia è in azienda con ruoli diversi, le figlie e i generi, quindi sono felice perché ho sempre condotto l'impresa sapendo che potrebbe essere l'ultimo giorno della vita e immaginando di essere un custode dell'impresa, maggior responsabile ma non proprietario, perché di ogni nostra impresa il proprietà è il mondo. Jennifer, per cavalleria, prima di congedare Brunello Cucinelli, ringraziandolo ancora una volta per la sua disponibilità, e il sindaco di Penne, Gilberto Petrucci, che cosa vogliamo chiedere a Brunello Cucinelli? Ma in realtà io vorrei semplicemente complimentarmi, perché ascoltare un uomo della sua levatura trasmettere questi messaggi così profondi per le nuove generazioni, io veramente voglio complimentarmi, ho applaudito tutto il tempo perché davvero sono messaggi importantissimi per il nostro territorio, perché certo, l'Abruzzo ha proprio bisogno di sentirsi dire questo, di credere nel nostro territorio. Bene. Nella nostra artigianalità. Grazie, la giro subito Jennifer. Allora, dice Jennifer, la nostra padrona di casa, che si complimenta per la sua vitalità, per la sua profondità nel lanciare questi messaggi alle giovani generazioni. Ricordiamo che lei, sebbene, come dice, non ha fatto studi universitari, però è un uomo di grandi letture, tra i suoi autori preferiti a Kant e a altri filosofi, dai quali ha preso spunto e ha tratto grande ispirazione. Beh, dicevo ieri sera a mia moglie, no? Che pioveva abbastanza forte, noi sono 6 mesi che aspettiamo la pioggia, ma a un certo punto Tommaso Moro dice, oh mio Dio, aiutami ad accettare ciò che non possiamo cambiare, aiutami a cambiare ciò che io posso cambiare. Quindi dicevo ai ragazzi, cercate anche di tornare a vivere nella normalità, non abbiate paura, trasmettete ai vostri figli la gioia di vivere. Noi genitori, quelli come me, vi hanno trasmesso l'obbligo d'aver paura e poi vi hanno detto, ahimè, se non studi andrai a lavorare. Abbiamo imputato al lavoro le colpe per non aver studiato. E voi giovani adesso cambiate tutto, tornate alla normalità della vita e siate connessi il giusto
perché potrebbe rubarci quell'anima che il creato ci ha dato, la connessione. Grazie, grazie ancora Brunello Cucinelli. Grazie, grazie titolare, no? Lei direttore, è la proprietaria. Direttore ma proprietaria? No. No, 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 il direttore Carmine Perantuono e la padrona di casa della trasmissione che ci ha ospitato questa mattina è Jennifer. Grazie. Di Vincenzo. Allora Jennifer, mi raccomando, ti do del tu, cerca di essere equilibrata e affascinante verso l'umanità. Abbiamo bisogno che le giovani generazioni ci guardino con un occhio nuovo, con un occhio fresco, e fatevi, dico sempre, affascinati dal cielo e dalle stelle. Non abbiamo più tempo per dedicare tempo al cielo e alle stelle, che sono la grande, diciamo, ispirazione della vita. Grazie, grazie a Brunello Cucinelli, grazie anche al sindaco di Penne Gilberto Petrucci, ringrazio anche Diego Martelli per l'assistenza tecnica per questo collegamento in diretta qui da Ponte Sant'Antonio con Tradda di Penne nel nuovo stabilimento di Brunello Cucinelli, ma nei prossimi anni se ne aprirà un altro, quello ufficiale, quello più grande, con oltre 2000 dipendenti. Grazie, auguri e complimenti. No, no, non 2000 dipendenti, con 300 dipendenti. 300 dipendenti, chiedo scusa. Non mi raccomando, perché tra 300 e 2000 c'è sì, 2000 metri quadrati, 300 dipendenti. E con queste cifre si può fare un po' di conclusione. Grazie, grazie ancora a voi studio. Ma grazie a voi Fabio, grazie per averci regalato questi 20 minuti di mamma grande mia televisione. Io penso che i nostri telespettatori siano rimasti incollati come siamo rimasti noi nell'ascoltare questo personaggio così aperta, straordinario. Mamma mia Carmine, quanta saggezza, ma quanto c'è bisogno di queste parole in Abruzzo, di queste testimonianze. Cioè lui ha riportato proprio il focus sul nostro territorio, sui borghi, credere nella nostra artigianalità, sono messaggi fondamentali, soprattutto per le nuove generazioni. Sicuramente, poi c'è un dato incredibile che è quello legato alle potenzialità, perché l'indicazione c'è stata subito, il polo dell'alta sartoria maschile per una capacità che è quella creativa da parte ovviamente di Cucinelli, che è un brand internazionale, ma anche operativa da parte di questi artigiani che non vedevano l'ora di tornare a fare il loro lavoro con le loro competenze maturate nel corso degli anni, tramandate anche appunto alle generazioni più giovani, perché insomma si ricordi un giorno che l'Abruzzo sia diventata la Maranello della moda per quel che riguarda gli abiti maschili. Insomma, questo è il grande obiettivo e insomma, il nostro punto di riferimento, la misura di tutte le azioni che andranno fatte a partire da oggi con questo straordinario uomo guida del settore, un punto di riferimento mondiale. Anche perché Carmine, c'era anche un altro rischio, che insomma senza Brunello Cucinelli tutte queste capacità sartoriali potevano andare perse, perché poi se non c'è l'occupazione, se non c'è la possibilità di mettere in pratica tali eccellenze, il rischio è che poi si perda insomma questa cosa che invece è fondamentale, importantissima. È un rischio che si è corso e che non soltanto a Penne ma in tanti altri distretti della moda si sta attualmente correndo, perché ricordiamo che attraverso le operazioni di borsa in particolare tanti di questi marchi, Brioni compreso, sono stati assorbiti da altre grandi case della moda che sono quotate in borsa, che sono all'estero, che hanno dei piani che sono spesso purtroppo più industriali e commerciali che diciamo di alto artigianato, di alta sartoria. Non è il caso di Brioni, che è un marchio che per fortuna permane, però è successo a tante grandi case di moda che poi si sono perse nell'aspetto peggiore della globalizzazione, che significa allontanare il capo da chi lo ha creato, da chi riesce anche a tagliarlo, a cucirlo e a completarlo. Questa filiera si accorcia a Penne perché abbiamo una straordinaria casa di moda che verrà a vivere a Penne con i suoi creativi e soprattutto ci sarà un accorciamento di tutta la filiera che porterà ad avere al consumatore un capo praticamente sartoriale. Certo, e poi direttore già si parla di effetto Cucinelli, ossia comunque la capacità di fungere da attrattiva per altri grandi marchi della moda italiana. Quindi sta avvenendo, perché ripeto, anche Brioni su Penne continuerà nella sua attività, si
sia pur ridotta, ci sono anche altre aziende, oggi leggevo per esempio l'azienda molto in voga per quanto riguarda i pantaloni, Jackerson, che sta proprio a penne lavorando per un nuovo insediamento, insomma c'è una vera e propria rinascita di quell'area perché si è capito che il Made in Italy è ancora una grandissima risorsa, sì. E soprattutto diciamo la capacità tecnica, oltre che la capacità creativa, quando si uniscono tra di loro danno vita a un prodotto unico, un prodotto difficilmente replicabile appunto anche dalla grande distribuzione, dall'estero, insomma, certo, dai competitor internazionali. L'Italia è ancora tutto questo, per fortuna, è ancora questa capacità di unire il know-how alla creatività. Assolutamente, direttore. Insomma, io direi che questa mattina siamo riusciti forse a far tornare il sole, nonostante la pioggia, nelle case dei nostri telespettatori. Noi ci proviamo ogni giorno, insomma, con le belle notizie. E oggi era veramente una notizia assolutamente con la quale aprirò il telegiornale tra qualche ora, e la preferiremo al maltempo, diremo anche del maltempo, però. Beh, sì. Il sole più bello, come dicevi giustamente tu, è quello che si è acceso oggi sull'area Vestina e su tutta la nostra regione.